Il 6 giugno Papa Francesco si è dovuto recare in ospedale per alcuni esami, ma poi è tornato in Vaticano. Mercoledì 7 giugno l'udienza generale si è svolta come di consueto in Piazza San Pietro. Il Santo Padre ha salutato i fedeli, ha tenuto la catechesi e poi è stato riportato direttamente in ospedale per sottoporsi a un intervento chirurgico per un'ernia della parete addominale. L'operazione è durata circa 3 ore. Il Vaticano ha dichiarato che l'operazione in anestesia generale si è svolta senza complicazioni. Nel comunicato ufficiale si legge che il team medico aveva riscontrato persistenti aderenze tra alcune anse dell'intestino medio parzialmente ostruite, che erano state riparate con una plastica della parete addominale. Di conseguenza, gli impegni del Papa sono stati sospesi. Il pontefice rimarrà in convalescenza fino al 18 giugno. All'inizio della settimana il Vaticano ha annunciato che il decorso post-operatorio di Papa Francesco è regolare e che il Santo Padre sta ricevendo un trattamento fisioterapico del sistema respiratorio, ha ricevuto l'Eucaristia ogni mattina e può già tornare al lavoro. Non è la prima volta durante quest'anno che Francesco viene ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Già alla fine di marzo il pontefice era stato degente per diversi giorni a causa di un'infezione respiratoria. Le condizioni di salute di Francesco hanno un impatto anche sulla 38esima giornata mondiale della gioventù, che si terrà dal 2 al 6 agosto a Lisbona, in Portogallo. Gli organizzatori hanno detto che la giornata mondiale della gioventù è un incontro del Papa con i giovani di tutto il mondo. Senza la presenza del Papa non ci sarà nemmeno la giornata mondiale della gioventù, hanno precisato gli stessi organizzatori. Il grande evento era originariamente previsto per il 2022, ma è stato rinviato al prossimo agosto a causa della pandemia. Più di 500.000 di giovani si sono già registrati per la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.